Dovete far togliere quel il cavetto. Matte, mi senti? Sì, sì. Prima ti sentivo meglio perché adesso sei tipo un po' prova. Basso. Basso. Vabbè. Iniziamo. Vabbè. Prova, prova. 1, 2, 3, prova. Meglio. 1, 2, 3, prova. Il mio audio distorce un po', eh. Anche il mio. Ragazzi, il mio audio distorce un po'. Andavano precisi, credo. Finalmente si ricomincia a distanza di un mese, archiviati gli impegni della nazionale maschile, torna il campionato di Serie A1 maschile, lo fa con la settima giornata della regular season, sempre qui su Sport Italia. Il match of the week di questo settimo turno stagionale è Conversano Banca Popolare di Fondi. Da Matteo Aldamonte un saluto dalla Pala San Giacomo di Conversano e una buona serata qui al mio fianco a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Abbiamo ascoltato i pareri, le impressioni dei due allenatori, Alessandro Tarafino, allenatore del Conversano, e Giacinto De Santis, tecnico del Fondi. Il Fondi che arriva qui per provare a rosicchiare qualche punticino al Conversano, si è nascosto un po' di più forse Alessandro Tarafino, ma non c'è dubbio, il suo Conversano assieme a Fasano, finalista lo scorso anno, sono le candidate principali ad arrivare fino in fondo per lottare con un Bolzano che fino ad ora domina la classifica. Assolutamente sì, diciamo un Alessandro Tarafino amareggiato, l'ho visto abbastanza, come dire, non positivo e non contento soprattutto della prestazione offerta dal suo Conversano in quel di Pressano, una partita sottotono che ha evidenziato alcuni problemi sotto l'aspetto degli automatismi e anche della tenuta mentale più che fisica della sua squadra. Vediamo le formazioni, facciamolo subito con l'aiuto della grafica, iniziando dalla compagine di casa, dalla compagine del Conversano. Numero 1 Hermones, numero 12 Di Gian Domenico, numero 16 Lupo, e questo è il trio dei portieri a disposizione di Tarafino. Poi con il numero 8 Giannoccaro, numero 19 Iballi, numero 93 Orlovskis, numero 5 Maione, numero 30 Pivetta, numero 14 Sperti, numero 10 De Giorgio, numero 7 Laira, numero 15 De Luca, numero 2 Stabellini, numero 23 Bearevic. Questo è il Conversano, velocemente fronte opposto, andiamo in casa della Banca Popolare di Fondi guidata in panchina da Giacinto De Santis. Assenza importante quella di Stefano De Torre a disposizione del tecnico laziale, con il numero 16 Crosara e il numero 34 Soliani per formare la coppia dei portieri. Poi Nardin, Rosso, Conte, Dall'Aglio, Iballi, Pola, Tenore, Di Prisco, Leal e Travar. Tra pochissimo il fischio d'apertura con la direzione arbitrale affidata alla coppia di origine aquilana formata dai signori Dionisi e Maccarone. Il signor Coletta siede al tavolo in veste di delegato della Federazione Italiana Gioco Handball. Ricordiamo che in questa settima giornata 3 delle 7 gare complessive si disputano nella giornata di oggi. Oltre a questo match of the week, ricordo la vittoria da parte del Bolzano che ha superato il Bologna United in trasferta, mentre scendono in campo alle ore 17, dunque sono scese in campo da pochissimo, le formazioni invece della M Foods, Carburex, Gaeta e della Cassano Magnago per andare a completare il quadro della settima giornata. Un campionato Gigi che sta rivedendo farsi sotto il Pressano, seconda vittoria consecutiva, ha agganciato al secondo posto il Trieste, è proprio il Conversano che deve scendere stasera, solito diesel la squadra di Dumbrich. Esatto, l'abbiamo definito più volte un diesel la squadra del Pressano, e anche quest'anno si è confermata. Ieri sicuramente ciò che ha favorito, ha propiziato la vittoria in casa del Cologne è stata la prestazione sontuosa di Valerio San Paolo tra i pali. Si è ritrovata la difesa arcigna della formazione trentina, appena 19 reti subite e 9 gol da parte di Alessandro Dall'Ago, che è stato il
top scorer della partita, emozioni a go go anche nel derby d'Italia tra Bressanone e Trieste, con la vittoria di misura da parte della formazione brissinese in una delle partite dei grandi classici della pallamano italiana. Ma adesso è il momento di cominciare qui al Pala San Giacomo, è iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi, maglia rossa, pantaloncini blu il Fondi, si difende in maglia gialla, pantaloncini neri il Conversano, primo possesso della partita per il Fondi. Subito Nardin, Travar, Leal, Rosso e Conte a formare la linea dei giocatori Iballi, Henry Iballi è invece il pivot per una sorta di derby in famiglia, quello tra Ardian ed Henry Iballi, fratelli, classe 94, eccolo il possesso di palla, il centrale del Conversano, classe 98 invece il pivot del Fondi. Il tiro è subito un missile di Riccardo Stabellini, genio e sregolatezza, queste giocate nelle mani, quando vuole, come vuole. Sì, è stato un tiro straordinario, tutta la sua carica, tutta la sua grinta, l'abbiamo visto un po' sottotono in quel di Pressano, oggi sicuramente non vede l'ora di riscattare quella sua opaca prestazione. E tra l'altro Riccardo Stabellini, un ex illustre di quella partita contro il Pressano, ha vestito proprio sotto la guida di Branco Dominic la maglia della formazione trentina. Seguiamo l'attacco per il Fondi, che è sotto di una rete, 1-0 il punteggio. Leal, sicuramente uno dei migliori di questo avvio di stagione della formazione laziale, del resto è stato il colpo di mercato principe per il Fondi, arrivato dal Fasano con lo scudetto cucito ancora sul petto e soprattutto con tanta voglia di fare bene, è un faro sia nell'attacco, soprattutto nella fase d'attacco, è il metronomo della sua squadra. Intanto vediamo la seconda parata consecutiva, sì, da parte di Hermones, con il tiro cercato da Travar, una conclusione un po' velleitaria per la verità, quella di Travar, che è arrivato praticamente da fermo, senza slancio, senza rincorsa, tiro parato ben controllato da Hermones, portiere di origini brasiliane, uno dei nuovi arrivi, dei tanti nuovi arrivi per la verità, delle file del Conversano. Stabellini che va in palleggio, supera Travar, poi in caduta ha provato la conclusione, è stato fermato in maniera fallosa, cartellino giallo ai danni dello stesso Travar. Ricordiamo ancora una volta l'assenza di Stefano De Torre nelle fila del Fondi, è un'assenza importante quella di Stefano De Torre, perché è una delle bocche da fuoco della squadra fondana. Il mister Giacinto De Santis poteva contare, ha sempre potuto contare sui gol che lui ha nelle mani. Fallo, intanto palla lontana, fallo di Leal su Pivetta, sul taglio di Pivetta. E anche non sono stati morbidi i giocatori del Fondi, no, sull'inserimento di Pivetta dall'ala. Vediamo il Conversano che sta giocando in doppio pivot, Pivetta rimane dentro, Orlovskis per tenere bassa la difesa del Fondi. Il tiro di Orlovskis che è terminato al lato, Pivetta ha ancora qualcosa da dire all'indirizzo della coppia arbitrale, torna al suo posto adesso. Leal ha ottenuto ciò che voleva, probabilmente. Orlovskis si fa vedere i balli, sempre molto mobile. Orlovskis, fallo. È sotto passivo, sta giocando in questo momento. Il Conversano sta attaccando sotto passivo. Credo abbiano ancora a disposizione tre passaggi. Giannoccaro si alza a due piedi. Stabellini, parata senza troppe difficoltà da parte di Riccardo Crosara. Origini venete per questo ragazzo del 98. Giovanissimo. Gli ha affidato le chiavi della porta coach Giacinto De Santis. Leal cerca soluzioni sulla linea dei 6 metri, poi deve fare tutto da solo, la butta dentro sui balli, marcatura attenta di Umberto Giannoccaro, il capitano del Conversano, lui che è un fasanese doc. Si è riformata la coppia dei primi titoli con la maglia del Fasano, con Pasquale Maione, la coppia di pivot. Maione che è tornato quest'anno a Conversano a distanza di 7 anni, il tiro di Rosso debole, palla che termina al lato, 1-0 il punteggio, primi 4 minuti avari di gol. Anche perché il Conversano sta difendendo in maniera veramente impeccabile, oltretutto ricordiamo che siamo davanti alla seconda difesa del campionato fino a questo punto, e lo sta dimostrando, la prima ovviamente è quella del Bolzano. Leal, Travar che va in palleggio, coperta la linea di passaggio, poi nuovamente Leal, Giannoccaro lo tiene, fallo e 9 metri. Travar, la conclusione, non c'è fallo ma c'è la spinta da parte di Bearevic, una spinta astuta
quella del montenegrino, perché va a sbilanciare quel tanto che basta, esattamente, tra Vara al momento del tiro, palla che termina di molto alta sopra la traversa. Invece qui c'è il fallo su Riccardo Stabilini, che se n'era andato in maniera egregia in la fase d'attacco, ha preso lui per mano la squadra in questi primi 5 minuti. Ora tiro dai 7 metri in favore del Conversano. Ardi Anibali dalla linea, intanto Rosso si becca un cartellino giallo. I balli, rete per il 2-0 Conversano al quinto minuto di gioco, il gol che porta la firma di Ardi Anibali. Conversano concretizza nel migliore dei modi quanto creato, quanto prodotto, soprattutto, come dicevi tu, nella fase difensiva. Eh sì, molto concentrati in questa fase, ripeto, tutti quanti hanno ancora i nervi scoperti per quel che è successo a Pressano e oggi sono scesi in campo. Bella parata questa di Ermones, è stato molto reattivo. Colpo il tiro di Reni. Sì, su una conclusione che era stata sporcata dal muro. Sì, sì. Rischiava di finire fuori tempo, Ermones invece è stato estremamente mobile ed è riuscito a parare. Una parata per niente scontata, era partito dalla parte giusta perché il tiro sarebbe andato nel palo lungo, però a seguito della deviazione del muro stava per essere beffato, bravissimo, attento. Si conferma però anche dopo questo attacco la sterilità dell'attacco del Fondi, che sta facendo grande fatica a trovare il primo gol della sua partita. Se ne sono andati i primi 6 minuti e mezzo. I ritmi per la verità non sono molto alti, anzi tutt'altro. È una manovra ragionata per il Conversano per evitare anche di perdere tanti palloni e comunque due difese attente. Leal che se ne va in palleggio. Poi la palla per Travar, che è chiamato da un incrocio, ma Ermones ha iniziato in maniera fantastica la sua partita. Ha letteralmente chiuso la porta il brasiliano, che si prende gli applausi giusti della sua panchina, dei compagni e del pubblico. 100% al suo attivo, 4 parate, 0 gol presi. E con estrema calma il Conversano gestisce questo possesso. Stabellini che lavora da centrale, Arlovskis. La palla per Ardi Anibali che va in palleggio, poi chiama con un incrocio Sperti, largo il servizio per Pivetta che appoggia sulle mani di Crosara, che è riuscito a parare. Peccato per il Fondi, perché se n'era andato già in contropiede di fatto Nardin, è mancata la copertura su quel rimpallo, palla che è terminata oltre la linea laterale, può ancora attaccare il Conversano. Nardin era già in contropiede, bravissimo Crosara a non abbassare le braccia, è rimasto su in posizione. Non è stato ingannato dalle finte di Pivetta. Giro di palla con Stabellini. Orlovskis. Poi il pallone lasciato dai balli, ceduto a Carlo Sperti, che è stato fermato con un fallo. 9 metri, Giannoccaro. Orlovskis si fa vedere, gioca ad appoggio Giannoccaro, che chiama il movimento di Orlovskis, che però statico Orlovski, anche Umberto in questo momento lo sta riprendendo, vuole maggiore mobilità da parte del suo compagno di squadra. Partire da fermo vuol dire non avere il ritmo, non essere pericolosi neanche sulla circolazione di palla, anche in questo caso. Conversano favorita dal rimpallo, esatto, in questa occasione, perché il tiro di Orlovskis si era stampato sul muro, poi la palla è tornata nelle mani di Riccardo Stabellini che va a segnare. 3-0 il punteggio. Sì, effettivamente il giocatore lituano dà l'impressione di essere quello meno inserito negli schemi d'attacco del Conversano, quasi spaesato nella manovra d'attacco, e anche il mister Tarafino ha detto a chiare lettere che si aspetta molto di più da lui. Giocatore del 93, originario di Vilnius, fino ad ora però rispetto a un lituano illustre, Petras Raupenas, nota conoscenza della pallamano italiana, in comune c'è solo la nazionalità, almeno per quanto visto in questo inizio di stagione. Naturalmente auguriamo a Orlovskis di ricalcare la carriera di Petras Raupenas. Oggettivamente due carature completamente differenti, dalla sua c'è la giovane età, Petras è venuto in Italia già da giocatore navigato, esperto, di una qualità eccelsa. Travar, la palla larga per Leal che subisce il fallo di Stabellini. 9 metri,
al piccolo trotto il Fondi, che però sta faticando ancora moltissimo, non quasi riesce a trovare spazio. Sì, quasi 10 minuti giocati, ma non è ancora arrivato il gol per la squadra di De Santis. Fallo su Leal, che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Il tiro di Leal, ancora una volta Hermones, ancora una conclusione da fermo. E poi Carlos Berti per il 4-0 al decimo minuto. Questa palla non circola, non circola, rimane lì e sono poco. Eccolo il primo gol, lo segna Giovanni Rosso, che su una rimessa veloce riesce a trasformare la linea dei 6 metri, a battere Hermones, che aveva toccato anche quel pallone alla prima vera ricerca della velocità. Il Fondi, esatto, riesce a segnare. Esatto, aumenta i ritmi, questa palla inizia ad andare più veloce e il Conversano fa fatica a tenere le posizioni e Rosso si è trovato a poter capitalizzare un'ottima manovra, seppur breve, ma comunque molto veloce da parte di tutti i suoi compagni di squadra. Gioco fermo per asciugare il pallone. Ottimo inizio di partita per Pedro Enrique Hermones, portiere del 93. Uno dei nuovi arrivi del Conversano. Altro volto nuovo, l'abbiamo già citato, Orlovskis, che gioca in posizione di terzino destro. Ha preso il posto nella casella del giocatore straniero di Dinko Dedovic, passato invece a vestire la maglia del Pressano. Orlovskis, proprio lui, il pallone poi per Stabellini, cambio di posizione, dialogano ancora i due, poi i balli in posizione di centrale, la palla ceduta, Orlovskis che ha spazio per la conclusione, riesce a battere Crosara sul primo palo. Sì, Crosara che aveva indovinato l'angolo di tiro, non è riuscito a chiudere le gambe in tempo e la palla si è infilata lì dove lui non è riuscito ad intervenire. Per il 5-1 in favore della formazione del Conversano, Travar, Leal, poi Rosso, che si posiziona come doppio pivot dopo aver servito i compagni. Bravo Dall'Aglio a ricevere questo pallone in caduta, il pallone che però è terminato prima sul palo, poi è tornato nuovamente nelle mani dei giocatori del Fondi, che devono riorganizzarsi. Il taglio di Nardin come doppio pivot, Travar va in palleggio, prova a farsi vedere ancora Dall'Aglio, il tiro di Leal dalla distanza, pallone che si stampa sulla traversa, tutto però con la complicità della difesa del Conversano, che ha commesso un fallo 9 metri. Eh sì, è stato infastidito in fase di tiro Leal, che comunque non ha faticato a scaricare tutta la sua potenza su quel pallone, il pallone che ha colpito la traversa e ha quasi sfiorato il tetto del palazzetto. Questo ci dà l'idea della forza impressa su quel tiro. Dall'Aglio con il pallone nelle mani per ridare il via alla gara. Travar, Leal, ancora Rosso sulla linea come doppio pivot, dentro per Dall'Aglio che viene bloccato da due giocatori, poi grandissima palla di Leal tra le gambe per Rosso, che la raccoglie con una mano, rallenti, passaggio splendido, straordinario, passaggio schiacciato, è riuscito a trovare il buco tra le gambe di Stabellini. E invece Bearevic sul fronte opposto va a trasformare, appoggia il pallone quasi con sufficienza sopra le mani di Crosara, con la precisione necessaria per mettere dentro la rete numero 6 da parte del Conversano. 6-2 il punteggio e c'è il cambio tra i pali, fuori Crosara, dentro Soliani. Al suo attivo due parate, oggettivamente erano tiri non tutti imprendibili, però non è stato aiutato dalla difesa, perché erano tutti abbastanza scarichi, almeno in queste fasi iniziali. Bella conclusione questa di Travar, che riesce ad incrociare, rallenti per la conclusione vincente. Iniziano a scaldarsi anche le braccia dei giocatori del Fondi, ci hanno messo un po', quasi un quarto d'ora, ma la distanza è stata ridotta adesso. Orlovskis, i balli, Giannoccaro, le finte, nuovamente Orlovskis, poi la palla per i balli, sfondamento e cambio di possesso. Leal, vediamo subito la ricerca della velocità da parte del Fondi. Travar, Leal alza la testa, fa tutto da solo Leal, passi, anzi no, c'è stata un'invasione fischiata di balli. Dai balli.
che ha rovinato tutto quanto di buono fatto da Leal. Sì, era lanciato velocissimo e si è tuffato con tutto il corpo quasi a voler entrare interamente dentro la porta. C'era riuscito, però purtroppo tutto vanificato dall'invasione di Balli, probabilmente ha pestato la linea in questo tentativo di taglio. Orlovskis, nulla di fatto per il Fondi che aveva nelle mani, anzi era riuscito a segnare con Leal la palla del meno 2, invece tutto vanificato come detto da quel taglio, quel movimento sulla linea che ha portato ad un'invasione di Henry Tiballi, 9 metri adesso in favore del Conversano che ha già ripreso a giocare. Eh sì, due pivot per la squadra di Alessandro Tarafino, Sperti e Giannoccaro sulla linea. Non si è ancora visto in campo Pasquale Maiore, il tiro di Ardiani Balli, gran rete questa con finta iniziale di sottomano e poi la conclusione sopra. Addirittura arriva a mettere il piede sui 7 metri, lì bisogna far fallo, bisogna andare quantomeno il muro, portarlo in avanti, perché il portiere lì non vede partire probabilmente il tiro, lo vede all'ultimo momento. E subire questi tiri in testa che partono sulla testa dei giocatori schierati in difesa, chiaramente non è facile. Leal 7-3 il punteggio, Trabarra è anche qui, sì. Ha avuto lo spazio, si piega, gira, sì. Il tiro, ha avuto opportunità comunque di avvicinarsi molto ad una, sì, zona di tiro agevole. Qui discorso è praticamente identico rispetto, esatto, a quello di poco, esatto, fa per la difesa del Fondi. Anche qui la difesa di Conversano lo ha lasciato tirare, poco da fare per Hermones. È chiaro, perché lui riesce a vedere comunque il portiere, il movimento, a leggere bene e ha lo spazio per poter cambiare il tiro all'ultimo momento. Parliamo di giocatori esperti e in questo caso Stabellini scaglia questo missile saltando dai 10 metri e riesce a trafiggere Soliani. Abbiamo rivisto il replay del gol di Riccardo Stabellini. Travar, Leal per questo possesso del Fondi, rosso, poi Travar che prova ancora con una conclusione, stavolta a mezza altezza, ben controllata da Hermone. Siballi alza la testa, vede Bearevic che poi va in palleggio, deve fermarsi, trova nuovamente in Stabellini una mano sicura a cui cedere il pallone, fallo di rosso su Riccardo Stabellini che forse voleva un movimento diverso da parte di Giannoccaro. Sì, non si intendono probabilmente i due. Stabellini che poi è diventato facile preda di rosso, che riesce a fermarlo, già non c'era più il ritmo per poter fare qualcosa di buono. 8-4 il risultato, attacco di Conversano, Orlovskis, i balli che agisce in posizione di terzino destro, poi va a tagliare come doppio pivot dentro per Giannoccaro, grande parata di Soliani che gli chiude letteralmente la porta in faccia. Sì. Leal alza la testa, vede Conte che è tutto solo, il tiro para Hermones, la ribattuta e arriva la rete di rosso, gol dell'8-5, Fondi torna sul meno 3 al 17esimo. Replay, non riesce a prendere la posizione per cercare di negare per la seconda volta la gioia del gol a rosso, che come un falco si avventa su quel pallone e riesce a trafiggere Hermones sul primo palo. E Fondi comunque 4-4 è sempre lì, sotto di 3. Orlovskis, lo scarico. Tanto doppio pivot per il Conversano. Ci prova Sperti e stavolta Soliani commette un erroraccio. Eh sì. Rimessa veloce, i balli, ha fatto subito ripartire l'azione. Leal deve fermarsi non benissimo Soliani su quella palla. Eh no, ce l'aveva lì, tra l'altro era un tiro, sì, per carità, all'improvviso è stato scagliato da Sperti, però non è assolutamente uno di quei tiri imprendibili, è stato sfortunato, gli è rimpallata tra i piedi. Il classico gollonzo. Leal ha spazio perché per un attimo la difesa di Conversano aveva perso i suoi automatismi, entrambi i giocatori, entrambi i due terzi difensori, Bearevic e Giannoccaro, avevano seguito il pivot, avevano seguito dall'aglio. Per Leal c'era molto spazio, il brasiliano però se ne è accorto con un attimo di ritardo e ha dato il tempo a Giannoccaro di andare a recuperare. Il gioco è fermo. Parlano tantissimo Giannoccaro e Stabellini, cercano di trovare la migliore intesa sia in fase d'attacco che in fase difensiva.
Aggiornamento in contemporanea anche dalla Palasport di Fondi, dove il Gaeta sta affrontando il Cassano Magnago. Lombardi avanti 17 a 14 in favore degli ospiti. Questo è un risultato che interessa la parte alta della classifica, perché il Cassano Magnago occupa questa la sera quarta posizione. Tiro del genere non riesce ad impensierire Hermones. Estremamente concentrato, Hermones. Brutta palla questa di Balli per Giannoccaro, con l'ultimo tocco però che è della difesa del Fondi. Quanto movimento fa Giannoccaro? Giannoccaro è su tutti i palloni, partecipa anche all'azione d'attacco uscendo fuori da 9 metri e lanciando i propri compagni di squadra. Ecco, allora, in questo caso time out. Time out chiamato da Alessandro Tarafino sulla panchina del Conversano, sul punteggio di 9-5 proprio in favore della sua squadra. Andiamo ad ascoltare le parole proprio di Alessandro Tarafino. Bene, non sta andando male, occhio a queste traiettorie dei terzini che vuole sempre tirare, anche sotto fallo vuole tirare. Quindi dietro ci deve essere il muro, quello davanti deve assicurarsi di andare a prendere il braccio. In attacco adesso, giochiamo anche con tre terzini, un poco più veloce la palla, sta andando un poco troppo lenta e troppi falli subiti. È sempre ferma la palla. Poco più continuità del gioco con la risalita delle ali quando va di là. Facciamo Vardar con la risalita dell'ala ora? Sì. Facciamo così? Ehi, ragazzi. Seconda fase. Tarafino vuole più mobilità in fase d'attacco. La palla vuole che circoli più velocemente per muovere la difesa del Fondi. In difesa è soddisfatto della sua difesa, non potrebbe essere altrimenti, anche se continua a predicare attenzione sui tiri improvvisi da parte dei terzini del Fondi. Vuole il muro per chi rimane dietro sui 6 metri e vuole fallo sul braccio per chi è incaricato di uscire sul tiratore lanciato in conclusione. Ha chiesto una circolazione più veloce del pallone, partita spezzettata per la verità da ambedue le parti, non stiamo vedendo un gioco velocissimo stasera. Diciamo che questa sera i ritmi alti non sono all'ordine, non sono all'ordine del giorno, esatto, sì. Non sono la prerogativa di questa partita. I ritmi prova ad alzarli un po' Riccardo Stabellini con un'azione solitaria che porta ad un tiro dai 7 metri e soprattutto alla prima sospensione temporanea della partita. 2 minuti per Giovanni Rosso che si accomoda in panchina. Eh sì, fa tutto da solo Stabellini, riesce ad intrufolarsi all'interno dell'area dei 9 metri e Giovanni Rosso non può far altro che commettere fallo. Il tiro e la rete di Ardi Aniballi, infallibile dalla linea. Aveva indovinato Soliani, tiro, aveva visto che andava lì, non riesce a chiudere le mani. Il pallone è più veloce e lo trafigge. Abbiamo rivisto il rallenti offertoci dalla regia coordinata da Matteo Grigatti. 10-5 il risultato quando andiamo verso lo scoccare del 20° minuto di partita. Leal, Travar, le finte con un incrocio poi per i Balli che gioca fuori adesso sulla linea dei terzini, fallo con un giocatore a terra, si tratta di Dall'Aglio che ha subito un colpo. Si rialza però fortunatamente Andrea Dall'Aglio. È passato dalle parti di Giannoccaro, probabilmente lui è un giocatore notoriamente spigoloso. Qualche colpo, esatto, proibito non, per non così credo dire. Sia esente da colpe. Sulla linea dei 6 metri dove come noto si lotta però sempre tantissimo, fa parte del gioco. Andrea Dall'Aglio, pivot del 92, origini romagnole per lui, cresciuto sotto le mani di Domenico Tassinari nelle fila del Romagna. Chiama il taglio Dall'Aglio. Ed ecco Nardini infatti che va a prendersi il pallone, invita Conte per un incrocio tra le ali. Il Fondi è in inferiorità numerica. Travar, la conclusione ancora una volta Hermones, sontuoso stasera. Eh sì, sontuoso, aiutato anche dalle braccia del muro, ma lui ci sta mettendo del suo. Siamo arrivati a quota 9 parate. In 20 minuti. Non male. Non male. E appena 5 reti subite.
È entrato Pasquale Maione nelle fila del Conversano in posizione di pivot. Iballi ha spazio per andare dentro, rete da parte di Ardian Iballi che va a tagliare 11-5. Adesso Conversano sta prendendo il largo. Si scivola probabilmente Nardin e si ritrova un'autostrada davanti a sé, Ardian Iballi, che ringrazia e deposita quella, comodamente quella palla in porta, prendendo il tempo a tutti. 11-5 il risultato, Fondi fino ad ora Gigi meno brillante rispetto a quello visto contro il Fasano. Eh sì, quasi remissivo, non hanno probabilmente la giusta concentrazione, non hanno preso questa partita con il piglio giusto, un po' contratti. Fallora su Andrea Dall'Aglio, ci sarà un tiro dai 7 metri, c'è un cambio tra i pali, entra Pasqualino di Giandomenico nelle fila della Conversano tra i pali per sostituire Irmones. È arrivato in estate lo scorso anno sempre qui in Puglia con la maglia del Noci di Giandomenico, origini teramane per lui. Il tiro di Leal tra le gambe, sotto la gamba proprio di Giandomenico per l'11-6 con cui il Fondi prova ad accorciare le distanze. Portieri del Conversano che quest'anno stanno facendo comunque la differenza, sono tutti e tre in grado di reggere il campo, probabilmente l'unico, uno dei pochi non problemi per il mister Tarafino. Sì, acqua in abbondanza. Esatto, in abbondanza è l'avvicendamento tra i pali. Il tiro di Maione e tiro dai 7 metri, palla a Maione, una sicurezza, esatto, in cassaforte, in cassaforte. O è gol o è rigore come in questo caso. Sì, lo dicevamo in precedenza con Alessandro Tarafino nel prepartita, è uno di quei giocatori, come mi vengono in mente Vito Fovo, Dejan Turković, in grado di spostare davvero gli equilibri di una squadra completamente. Sì, è un punto di riferimento in campo, fuori dal campo, è chiaramente un valore aggiunto, può spostare gli equilibri, è una sicurezza sia per gli allenatori che per i compagni di squadra, uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Classe 82, tornato come dicevo in precedenza dopo 7 stagioni a vestire la maglia del Conversano. Qui aveva vinto campionato e Coppa Italia sotto la guida di Riccardo Trillini, l'attuale direttore tecnico delle squadre nazionali, tra l'altro come compagno di squadra aveva il suo allenatore attuale Alessandro Tarafino. Mister Pallamano, 14 scudetti vinti in carriera per Alessandro Tarafino, uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre a livello di titoli nazionali. Riccardo Pivetta va a fare una cosa che non è esattamente nelle sue corde, ma la fa bene, allora ha ragione lui, risale da posizione di ala, la difesa di Fondi lo lascia fare e arriva il gol. Arriva a tirare praticamente dai 7 metri, salta, nessuno lo infastidisce e scaglia un tiro improvviso. Soliani probabilmente non se l'aspettava, gli passa in maniera millimetrica tra le gambe. 13-6, prestazione di grande concretezza del Conversano che ha saldamente nelle mani l'andamento della partita. Trabar, Leal la butta dentro per Iballi e sta trovando spazio con i suoi pivot, invece il Fondi in precedenza con Dall'Aglio, adesso Henry Tiballi non sbaglia al 24esimo. Sta giocando molto anche il mister Giacinto De Santis in doppio pivot, cerca queste soluzioni dato che i terzini non sono in particolare serata, quindi cerca di servire i suoi giocatori portandoli sulla linea dei 6 metri. C'è stato un cambio nelle fila del Conversano dove è entrato Vincenzo Laera, classe 98, terzino sinistro, uno dei giovani arrivati da Fondi, da Noci anzi, ha fatto vedere ottime cose lo scorso anno sotto la guida di coach Iaia. Solitamente impiegato a terzino sinistro, adesso invece sta dando il cambio d'Orloschi. Tanto Maione che stavolta però il pallone l'ha raccolto con entrambi i piedi dentro l'area. Invasione, aveva realizzato un gol pazzesco. Continuano a non servire le ali. Nardin si stava sbracciando all'ala sinistra, era tutto solo. Mentre i terzini della squadra fondana continuano ad incaponirsi, ad andare verso il centro, non stanno allargando il gioco verso le ali, che praticamente non stanno toccando palla, neanche sulla circolazione di palla. Iballi, Trabar, cambio di posizione con Leal, poi nuovamente Iballi, pallone dentro, chiude Laira in qualche modo,
era un po' scomposta, rischia qualcosa, rischia. Era comunque un passaggio velleitario quello di Travar, difficile. Sì, da lontano, voleva far passare la palla in mezzo a due difensori, difficile. Pallone di Leal che prova un no look dietro la testa. Sorprende tutti, anche il suo compagno di squadra. È stato comunque premiato dal fischio della coppia arbitrale, fallo per il Fondi che può ancora attaccare, Travar va a puntare Maione, poi lo scarico per Nardilli, il tiro e ci sarà un tiro dai 7 metri per una chiusura nettamente in ritardo con sì, era ancora in movimento da parte di Carlo Sperti. Nardin lo spazio è andato a prenderselo da solo, non era per lui quel passaggio, era per il pivot, palla esatto, che è arrivata in maniera fortuita dalle sue parti e non ci ha pensato due volte, ingolosito da questa palla che questa sera comunque non arriva, non ci ha pensato due volte. Leal contro Lupo, terzo portiere impiegato dal Conversano e pallone che termina al lato. Errore di Leal che torna al Pala San Giacomo da avversario, lo scorso anno lo ricordiamo è stato il centrale della Junior Fasano che ha battuto proprio il Conversano nella serie di finale scudetto, finita a gara 3 al Pala Voitila di Martina Franca, una serie dalle grandissime emozioni lo scorso anno. Molto bravo Laira ad andare a mettere dentro, si infila, cambio di direzione, uno contro uno, si butta dentro tra le Leal e Nardin, non c'è chiusura e lui riesce a trafiggere sul primo palo, dritto per dritto, un incolpevole Soliani. 14-7 il risultato. Travar, la palla per Leal dentro, è un buon pallone per Pola, parato Hermones dalla linea dei 6 metri, ora Maione per questa seconda fase da parte del Conversano, l'aereo allarga su Pivetta che prova a risalire, il tiro sul primo palo di Riccardo Pivetta che va a segnare e il Conversano è completamente chiede padrone della Soliani, partita. Chiede scusa Soliani perché oramai può aspettarsi un tiro di Pivetta che già ci aveva deliziato poco prima e invece è partito prima, lascia scoperto il primo palo e lì dove Pivetta deposita il pallone. Time out del Fondi, ascoltiamo De Santis. Guardare questo cazzo di portiere, sta vincendo la partita da solo. Allora, adesso facciamo bimbo di sinistra, ok, aglio, palla veloce qui per Giovanni, ok, Giovanni attacca qui. Però ragazzi, in difesa, li stiamo facendo entrare troppo sui sei, dobbiamo stare più compatti, ok? Gli ultimi? No, ok, rimaniamo così, 6-0, facciamo rischiare loro, non concediamo loro spazio, ok? Un po' più compatti, noi due. Oh, dai! Chi vuole più chiuso in difesa, stanno trovando troppo spazio dai 6 metri. In attacco ha chiamato chiaramente due schemi, quindi criptico il mister De Santis nella spiegazione della fase offensiva, vuole movimento da parte di Leal, di Giovanni Rosso per cercare di impensierire una difesa questa sera praticamente impeccabile, aiutata da un Hermones sugli scudi. In generale si è spenta la luce per il Fonte dal meno 3 a questo meno 8. Era molto arrabbiato anche per l'atteggiamento con cui si andava al tiro. Leal, eh sì, perché Hermones sta giocando una signora partita. Travar, Leal, poi nuovamente Travar, le sue finte, la conclusione murata da Maione, la palla che resta lì, Pola la raccolta, c'è stato un tocco di piede, allora c'è spazio in contropiede, il lancio da parte di Maione per Riccardo Pivetta che va a segnare per il 16-7, ancora un allungo da parte della Conversano, nuovo massimo vantaggio. Sali in cielo per prendere quella palla, Pivetta, bravissimo, in precario equilibrio, riesce a controllare il corpo, in contropiede, sul secondo passo, salta e trafigge Soliani. Origini venete per Riccardo Pivetta, che lo scorso anno è tornato a vestire la maglia della nazionale, è la sua seconda esperienza qui a Conversano. Tiro di Travar, la parata ancora una volta di Hermones. Tiro quasi di frustrazione perché anche questo era, come dire, non era un tiro costruito bene. Primo palo coperto da due persone a muro non basse come Maione e Beharevic. E ora parato Soliani, poi la sua seconda parata del match.
Controtempo invece Nardin, nel cercare la ribattuta con sufficienza eccessiva, sì. Sperti che regala palla agli avversari. Nardin nel cost to cost va a prendersi la conclusione, il tocco di Balli è pulito, sul pallone non c'è fallo e allora alza la testa proprio Balli che trova Sperti ancora lì appostato per il pallonetto del 17-7. È un finale di tempo da incorniciare per il Conversano, completamente da cancellare per il Fondi. Eh sì, anche perché se non riesce a concretizzare queste facili occasioni da gol il Fondi, chiaramente la salita sarà sempre più ripida. 40 secondi alla fine, c'è da giurare che coach Giacinto De Santis stia aspettando come una manna dal cielo il fischio di metà partita per quantomeno parlare con i suoi nell'intervallo. Intanto la palla dentro per Dall'Aglio, Hermones ha parato anche questa. Sì, ma è un tiro assolutamente, sicuramente ha questo tipo di tiri Dall'Aglio, ma in questo momento non si può sbagliare. Devi metterla dentro e basta. Sufficienza, o quantomeno se lo devi sbagliare, chiaramente il portiere deve fare una straordinaria parata, ma tu devi tirare con tutta la forza che hai in corpo. Non vorrei essere nello spogliatoio del Fondi tra qualche secondo. Bearevic, Conversano prova a prendersi l'ultimo tiro. Cecco Bearevic in sottomano per suggellare i primi 30 minuti perfetti della formazione pugliese, 18-7, mentre Regia si riproponeva il replay. Ecco, parole che nella Bibbia non ci sono, quelle che sono uscite dalla bocca di Giacinto De Santis, arrabbiatissimo no. con i suoi. È un primo tempo che il Conversano ha meritato di condurre nel punteggio. Certo, il Fondi ci ha messo del suo, non concretizzando anche quanto c'era di concretizzabile. Assolutamente, il Conversano ha giocato una onestissima partita, ci aspettavamo una squadra così concentrata, soprattutto tra le muramiche, non ci aspettavamo un Fondi così sottotono, quasi remissivo in ogni fase del gioco, sia in ripartenza veloce che in difesa e in attacco. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, linea regia a Milano e poi torniamo per l'intervallo della gara tra Fondi e Conversano, tra poco.
aperto. Nuovamente in diretta dal Pala San Giacomo di Conversano, intervallo della gara tra la formazione di casa del Conversano e la Banca Popolare di Fondi, con il Conversano avanti 18-7 al termine dei primi 30 minuti di partita. Conversano che ha dominato l'andamento della sfida, Fondi che invece recrimina per i tanti errori in fase di costruzione e in fase di tiro, al cospetto comunque di un Ermones, il portiere della formazione conversanese, che sta giocando una partita su ottimi livelli. Ricordo che questa gara è valevole per la settima giornata di regular season di un campionato di Serie 1 maschile che è tornato a distanza di un mese dopo la pausa dettata dagli impegni della nazionale maschile nelle qualificazioni ai campionati europei del 2020. Una classifica che al momento vede il Bolzano in testa in un primo tentativo di fuga in classifica, Bolzano che ha 13 punti mentre il Conversano va a caccia della vittoria questa sera e potrebbe, ha la possibilità di salire a quota 11 punti, dietro invece Trieste agganciato dal Pressano, entrambe a quota 9 punti. Pierluigi, campionato estremamente equilibrato, estremamente avvincente, tutto da seguire davvero, perché il Bolzano fino ad ora si è dimostrato di essere la squadra più in forma, più concreta, la squadra più preparata per un campionato di vertice, dietro il Bagarre allo stato puro. Assolutamente Bagarre, abbiamo un Pressano in risalita, un Trieste che sta attraversando un momento di difficoltà e alle prese con gli stranieri infortunati. E oltre Conversano, oltre Trieste, oltre Pressano, non dimentichiamoci che un po' attardato, ma comunque che non morirà mai, è il Fasano, è la Junior Fasano, che sicuramente dirà la sua, anche se ha avuto un inizio di campionato decisamente travagliato in salita, però sanno a Fasano come uscire fuori dai momenti difficili e mi aspetto quindi un Fasano in risalita di qui a poco, e che saprà sicuramente farsi trovare pronto per i due grandi appuntamenti poi della stagione. Il primo è sicuramente a partire intanto dalla Supercoppa, quella del 23 dicembre, che vedrà di fronte proprio la formazione fasanese affrontare sul neutro della Palestra Palumbo di Salerno il Pressano. In quella stessa occasione, quello stesso pomeriggio, si affronteranno Salerno e Oderzo. Lo ricordo, grande pomeriggio di pallamano, tutto completamente in diretta qui su Sport Italia. Ma poi, dicevo, i due grandi appuntamenti del finale di stagione, dal 1 al 3 marzo la Final Eight di Coppa Italia a Trieste, e infine i playoff scudetto, il grande rush finale per arrivare all'assegnazione del 50° titolo della pallamano italiana nella storia della pallamano italiana. Adesso ci fermiamo, tra poco Fondi e Conversano torneranno in campo qui al Pala San Giacomo, piccolo break pubblicitario, linea nuovamente alla regia Milano e poi torniamo in diretta per il secondo tempo del nostro Match of the Week. A tra poco.
ehi. Nuovamente in diretta dal Pala San Giacomo di Conversano, tra pochissimo il fischio per ridare il via al secondo tempo della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. Si affrontano i padroni di casa del Conversano e la Banca Popolare di Fondi Conversano, che ha saldamente in mano l'andamento della partita. 18-7 il primo tempo. Gigi, partita chiusa o Fondi ha le armi per provare a riaprirla? Partita difficile da riaprire probabilmente. Per fortuna che tra prima e secondo tempo la musica all'interno del palazzetto era molto alta, che così è riuscita a coprire sicuramente le urla disumane di un mister Giacinto De Santis, molto particolarmente infuriato con i suoi per l'atteggiamento del primo tempo. C'è subito un cambiamento nella fase difensiva, perché Dall'Aglio gioca in posizione di centroavanti per provare ad arginare le avanzate del Conversano, in particolare di Ardi Aniballi. C'è il taglio di Pivetta subito per la contromossa del Conversano, arriva il tiro di Orlovskis, tocca Crosara, non impeccabile però, è stato riproposto in campo Crosara, che aveva iniziato la partita, poi era stato sostituito da Sogliani. Non ha un buon impatto con la ripresa però. Probabilmente è stato un po' lento quel movimento, ha indovinato il tiro, tra l'altro Orlovskis ha tirato veramente da casa sua, da lontanissimo. Anche un po' sfortunato, però quei tiri si devono prendere. Rosso, diciamo che non, si fa fatica a capire dove finiscano i meriti del Conversano e inizino i demeriti del Fondi durante questa fase di gioco. Rosso, vediamo se troverà la forza per reagire la formazione laziale. Rosso ancora, poi Pola, Travar che deve andare in palleggio, chiama con un incrocio nuovamente Rosso, le finte di Rosso che poi prova a buttarla sulla linea dei 6 metri dove c'è una selva di mani prevalentemente conversanesi. Sì, maglie gialle. Travar, Leal, nuovamente Travar, poi il tiro di Rosso, conclusione centrale con Hermones che però si era mosso sul secondo palo, sul palo lontano, infatti è arrivata la rete. Forse la prima leggerezza di Hermones. E invece i balli dall'altra parte sfrutta un'altra leggerezza, quella della difesa del Fondi, che lo ferma in maniera irregolare. Ci sarà un tiro dai 7 metri. Pola probabilmente paga tutta la sua inesperienza. Era in ritardo, entrata scomposta. Anzi, forse è stato graziato che non ha riportato a casa 2 minuti. Pasquale Maione dalla linea. La parata di Crosara che nega la gioia del primo gol potenziale nel corso della partita per Pasquale Maione, che era entrato dalla panchina proprio per andare a tirare dalla linea dei 7 metri. Errore anche di Travar, palla che termina al lato. Il Fondi che fa fatica anche ad arrivare solamente in doppia cifra. Lo sguardo di Alessandro Tarafino, palla dentro per il gol di Carlo Sperti, che va a tagliare tutto estremamente facile, sì, o almeno così sembra, sì, per il Conversano. Sì. Carlo Sperti, una difesa chiaramente colpevole, perché lui si è fatto tutto il campo, tutta la linea di 6 metri indisturbato, senza che nessuno si accorgesse di lui. Se ne è accorto il suo compagno di squadra che l'ha servito e comodamente deposita la palla in rete. 20-8 il risultato. Leal, Rosso, la palla manovrata ancora da Leal, poi Rosso che va in palleggio, le sue finte, chiama con un incrocio Pola, il tiro di Pola, un po' pretenzioso questo tiro. Probabilmente murato. Voleva riscattare con questo tiro l'errore in fase difensiva, ma in realtà stava quasi per aggiungere un altro errore nel suo score. Ci prova Rosso che poi la butta dentro per Dall'Aglio, fallo e tiro dai 7 metri. Ottimo questo passaggio, sì. Passaggio schiacciato in mezzo a 3 difensori, Dall'Aglio riesce ad arpionare quel pallone, riesce a girarsi e la difesa conversanese non può far altro che far fallo dai 7 metri. Questa è stata l'azione di chi ci ha creduto, prima Rosso perché era, sì, sotto fallo, invece, sì, ha avuto la lucidità di buttare dentro quel pallone, poi bravo Dall'Aglio a ritagliarsi lo spazio in un fazzoletto di campo. Travar che appoggia
sopra la traversa, anche qui eccessivamente lezioso, come Dall'Aglio nel primo tempo sulla conclusione da pivot. Qua bisogna metterla dentro. Il rigore sbagliato quasi per sufficienza, perché ricordiamo è passato inosservato, ma anche il rigore in precedenza del primo tempo di Leal, che è sfilato sul palo lungo, in realtà è stato un tiro, diciamo, velleitario, e in questo caso stessa cosa, si può sbagliare ma non così, soprattutto con un divario così importante, 20-8, 12 reti a dividere con Versano e Fondi. L'anticipo di Pola, che stavolta ha un'ottima lettura dell'azione della squadra avversaria, poi lo stesso Pola però commette una invasione dalla linea dei 6 metri. Sta sbagliando di tutto e di più il Fondi. E soprattutto sta sbagliando conclusioni facili, e questo è imperdonabile. E con Versano ha tutte le ragioni per gestire il ritmo della partita, per attaccare con estrema calma. Bearevic, i balli, che va in uno contro uno, poi ha invitato Orlovskis al tiro, conclusione da dimenticare decisamente, palla che termina al lato, Orlovskis aveva tutto lo spazio però per andare dentro, lanciato ottimamente dai balli. Leal in qualche modo, poi Bearevic che rischia di rubare quel pallone, commette fallo però, 9 metri. Comunque una palla che non riesce a circolare, non riesce a trovare velocità, non riesce a trovare ritmo, e chiaramente in questo modo non si impensierisce un Conversano comunque attento. Commette un fallo in attacco Nardin, che frana addosso a Sperti. Cambio di possesso, altro nulla di fatto per il Fondi. Questa volta ben posizionato Sperti, non era in movimento, era fermo, a differenza di prima che Nardin è riuscito a franare su Sperti, provocando un tiro dai 7 metri. Adesso sfondo. Non c'è fallo, come lamentato invece da Umberto Giannoccaro, per una presunta irregolarità della difesa avversaria, e sul rovesciamento Rosso fa tutto da solo e lo fa alla perfezione. Senza fronzoli, sa che in questo momento la palla si tratta con difficoltà, quindi è anche rischioso passare il pallone, fa tutto da solo, aveva la possibilità, la velocità per lanciarsi in rete, l'ha fatto ed è stato premiato. Bearevic, pallone per i balli, Orlovskis, il taglio intanto di Sperti come doppio pivot, eccolo, ma buona la lettura, ha chiuso la linea di passaggio ottimamente i balli, che poi trova Nardin tutto solo, Nardin dalla linea dei 6 metri, 2-0 di parziale da parte del Fondi per il 20-10, in doppia cifra la formazione laziale. Rivediamo nel replay la rete da parte di Nardin, mentre intanto dall'altra parte subito Umberto Giannoccaro ha provato a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, c'è stato un fallo, 9 metri. Non smette di combattere Giannoccora, in mezzo a tre si muove, tanto movimento per lui, cerca di creare spazio per i compagni. C'è l'attacco da parte della formazione del Conversano, c'è stato un fallo e c'è anche un 2 minuti per Carlo Sperti. Non so se, ma sicuramente in maniera fortuita, Carlo Sperti tocca il pallone e non permette al Fondi di rimettere la palla in gioco, quindi di non sfruttare un'azione di gioco veloce, e in questi casi è prevista la sanzione di 2 minuti di sospensione. Travar, Rosso, gli scivola via il pallone dalle mani. Dicevamo prima, palla in questo momento scivola, brucia, scotta, non è amica ai giocatori del Fondi, soprattutto in fase d'attacco. Situazione ancora peggiore se consideriamo che il Fondi sta giocando in superiorità numerica. Bearevic, i balli, la conclusione, palla che è finita sul palo, aveva provato Jelko Bearevic, seguiamo il rovesciamento, il tiro e la rete ancora di Giovanni Rosso, che fa tutto da solo, e ancora una volta a lui la ragione dalla sua parte. Eh sì, probabilmente il Conversano questa volta colpevole, un po' più colpevole, perché sottovaluta
la possibilità di, e la capacità di Giovanni Rosso con la sua azione solitaria in velocità in seconda fase. I balli che va in palleggio, le finte di balli che poi prova ad andarsene, difesa in area, tiro dai 7 metri. Rosso voleva addirittura lo sfondo, in realtà l'arbitro punisce la sua posizione e deve aver perso il senso della posizione, non si è reso conto di essere con entrambi i piedi in area e non sbaglia. Poi Arden i balli, anche questa volta Crosara intuisce, probabilmente sfiora il pallone, si dispera. 21-11 quando siamo giunti al quasi 40esimo minuto, 39-23 sul cronometro. Rosso, Travarra, poi Leal che va in palleggio, lascia la palla nuovamente a Rosso che prova a rientrare, bisogna tornare da Leal, Travar, l'accelerazione va dentro tra primo e secondo difensore, fallo ravvisato dalla coppia arbitrale di Dionisi Maccarone, 9 metri. Comunque aveva sbagliato in fase di tiro, nonostante la penetrazione Hermones si è fatto trovare pronto e ha opposto tutto il suo corpo. Rosso, Leal, le finte di Travar che pesca l'angolino alla sinistra di Hermones per il 21-12. Esatto, sinistro, destro, sinistro, si inarca, inganna probabilmente con la finta del corpo il portiere che si sposta sul suo primo palo e lui gira la palla con il polso e riesce a indirizzarla sull'angolo basso del palo lungo. Trovato una buona conclusione. Spiazzando di fatto Hermones. Anche se la temperatura della partita non è altissima, perché comunque il Conversano dà l'impressione di mantenerne il pallino, l'andamento nelle mani in maniera... alle redini saldamente. Sì, decisamente. Nelle mani. Stabellini che va in palleggio, poi le finte ancora Stabellini, Orlovskis riesce a cedere nuovamente la palla, bel passaggio questo di Riccardo Stabellini per Pivetta che non sbaglia dalla sua posizione. Esatto, abbiamo visto come questa straordinaria circolazione di palla contrasti con la difficoltà che invece ha il Fondi nel far circolare, nel far girare il pallone nella fase offensiva, invece tutto facile per il Conversone. C'è l'attacco, tutto facile per il Conversano da parte del Conversano che ha recuperato il pallone. Orlovskis a porta vuota, palla che termina al lato. Fallo e attacca ora nuovamente il Fondi. Gioco fermo con il pallone nelle mani di Crosara. Fallito un'occasione chiara per allungare ancora il Conversano con Orlovskis. Anche se per la verità di errori così a porta vuota con l'extra player ne vediamo tanti. Non è semplicissimo poi alla fine, no? Sotto pressione, Gigi, riuscire a metterla dentro. Eh no, non è facile, anche perché è comunque un tiro che supera a volte i 30 metri e quindi è facile che la traiettoria possa cambiare, o addirittura quando il pallone rimbalza sul terreno di gioco può cambiare un po' la traiettoria e basta poco per sfilare al lato. Rosso prova ad andarsene verso l'esterno, il tiro parato da Hermones, poi Rosso con la palla che è carambolata sui piedi di Pivetta. Per la coppia arbitrale ci sono gli estremi per un fallo di piede e un possesso affidato nuovamente al Fondi che chiama time out, lo fa con il tecnico Giacinto De Santis che vuole parlare con i suoi, vuole provare a giocarsi tutte le sue carte, 10 reti a dividere le due squadre, 22-12, ascoltiamo le parole di De Santis. Allora, stiamo giocando perché superiorità numerica, ok, qui stra tu, qui aglio 1 e 2, ok, abbiamo superiorità numerica 3 contro 2 a sinistra, Giovanni attacca, secondo,
primo si apre qui, Andre attacca in questo spazio e tu giochi qui 3 contro 2 per te, per Aglio e per Ala, ok? Dobbiamo, siamo tranquilli, uno in più, cambia Matteo, ragazzi, ok? In difesa, portiamoli a fare i tiri che stavamo facendo qui, questo buono, ok? Giochiamo, però dobbiamo fare attenzione, dai, ok? Aglio. Quando taglia, chiudi qui, non fare passi indietro se ha la palla in mano, non gliela fanno più, bene, aggressivo, ok, cerca di creare, vuole creare la superiorità numerica dalla parte sinistra del campo il mister De Santis. Per fare questo vuole che il suo terzino destro attacchi forte e tutti quanti cerchino di stringere la difesa verso il centro in modo che sullo scalare, sulla circolazione di palla si possa creare una situazione di 3 contro 2 soprattutto nel lato sinistro del campo. Vediamo se i suoi riusciranno a creare questa superiorità numerica. Beh, se qualche chance c'è di rimetterla in piedi, questo è il momento, al 42esimo, non più tardi, perché 10 reti sono effettivamente tante da recuperare, soprattutto contro il Conversano e in casa del Conversano. La palla non torna indietro, vediamo se... Leal ora la butta dentro per i balli, fallo. 9 metri, Leal, Travar, pallone dietro la schiena, splendido per Dall'Aglio, para Hermones e Dall'Aglio getta le ortiche, un grande assist di Travar. È la seconda volta che prova a trafiggere e questo invece è un gran gol di Riccardo Pivetta, senza spinta praticamente da fermo. Rivediamo, riesce a dare effetto al pallone sul versante opposto, invece con tutto il Conversano praticamente fermo, Nardin va a segnare. Gol rocambolesco, perché addirittura era girato di schiena Nardin, riesce a lasciare la palla e probabilmente questa traiettoria e questo movimento inganna Hermones, che voleva forse un fallo in attacco, voleva forse i passi di Nardin, sì, oppure doppia, insomma. De Giorgio, che è un neo entrato, anche lui parte del gruppo, arrivato da Noci in estate, ha vestito la maglia della nazionale per il biennio dei 98-99. Proprio De Giorgio che manovra il pallone, si alza il braccio del passivo, c'è la segnalazione, il tiro e lo sfondamento, fallo in attacco, cambio di possesso. De Giorgio che poi lascia spazio a Beharevic nella fase difensiva, c'è il cambio. Non impeccabile questa la manovra d'attacco di De Giorgio. Non l'impatto migliore, no, si possa immaginare. Però ricordiamo che non è facile entrare dalla panchina al 45esimo. Primo piano sugli ultras del Conversano, sulla tifoseria organizzata che segue sempre con grande passione la squadra di casa. È un bel derby anche questo con i cugini della Junior Fasano. Sì, sono due tifoserie calorosissime, sì, che ci hanno abituato, assolutamente, a cornici di pubblico, coreografie davvero spettacolari. Davvero spettacolari. Rosso per Travar, poi l'attacco ancora di fondi, Rosso la conclusione che termina alta, ma c'è stato un tocco da parte della difesa del Conversano visto dalla coppia arbitrale, pallone assegnato nuovamente al fondi che può tornare ad attaccare. Leal, le finte, poi ancora Leal, Rosso, aveva provato Travar a lanciare il centrale brasiliano che però deve ricominciare nuovamente da fermo, il tiro di Leal, pallone che sfila via rispetto alla porta difesa da Hermones che poi accenna al lancio, non ci sono spazi, allora Orlovskis che deve andarsene in palleggio, va lui, porta avanti questa palla, il tiro di Orlovskis, palla che si stampa sulla traversa, Laira che ha raccolto la ribattuta, Conversano abbassa i ritmi con i balli che predica calma e ordine. Sì, di nuovo avvicendamento tra Beharevic e De Giorgio, vediamo adesso come assolutamente il Conversano non ha fretta e cerca di
di manovrare con tutta calma per riuscire a trovare spazio nelle maglie di una difesa del Fasano, del Fondi. Meno di un quarto d'ora da giocare. Orlovskis, il tiro, bella parata questa. Bellissima parata di Crosara. Che si distende in spaccata sul palo lungo, mani alte. L'abbiamo rivista. Ottimo gesto tecnico e atletico. Fondi che continua a sbagliare tantissimo in fase di... Ancora un errore di Travar. Palla che è terminata al lato. I passi invece fischiati in quest'ultima occasione a Jelko Bearevic. Cambio di possesso con calma il Fondi, che però ha bisogno di pepe e non di calma, perché 10 reti sul 23-13, ma i minuti corrono via, il cronometro è impietoso con la squadra di Giacinto De Santis. Bella palla ancora da parte di Leal per i balli, che perde l'attimo. Uno scontro tra fratelli, tra i due numeri 19. Che è stato Ardian a picchiare sulle mani di Endrit, a sporcare quel pallone. Leal, ancora un duello tra i due i balli, e stavolta Endrit i balli mette dentro un gran gol. I balli, esatto, in caduta, rivediamolo. Lotta in famiglia, la spunta tra l'altro con un bellissimo gol, tiro no look. Chissà se non ci sarà qualche presa in giro nelle prossime ore magari tra i due dopo questo gol. Stabellini, l'incrocio per Ardian Iballi, poi Laera che risale da posizione di ala. Stabellini ancora, le finte, De Giorgio che deve dare respiro all'azione del Fondi, va a picchiare duro dall'aglio che resta poi in ritardo, un po' pigro dall'aglio, e Laera lo punisce con questo gran gol, un sottomano, sì, un sottomano sul palo lungo, si abbassa, lui già con il baricentro basso sfrutta la sua posizione sbracciata e riesce a indirizzare sull'angolo lungo dove Crosara non riesce ad intervenire. Un po' confusionaria ora questa fase d'attacco del Fondi, che infatti finisce con un nulla di fatto, palla con persa, un pallone gettato via, e poi gran gol questo di Carlos Perti, che raccoglie in aria, vede la porta vuota e punisce Crosara. Eh sì, è stato praticamente ricezione e tiro al volo di Carlo Sperti, che da lì chiaramente a porta vuota non può sbagliare. 25-14 il risultato, più 11 in favore di Conversano sulla banca popolare di Fondi. Ci prova Travar, la posizione sicuramente non era delle migliori perché andava con l'inerzia del corpo verso il fondo, quindi si è chiuso l'angolo di tiro. Rivedibile il tiro però, ecco. Certo, ha cercato una girella che però è rimasta facile preda di Hermones. Ma chiaramente quello che salta agli occhi è l'atteggiamento, come dire, remissivo da parte di... Dato l'impressione quasi di buttar via il pallone. Sì. Sperti, Stabellini, le finte, il tiro di Riccardo Stabellini. Questa specialità della casa, uno contro uno. Finta di tiro, rivediamo. Esatto. E poi va a schiacciare tra le gambe di Crosara, più 12, 26-14. Tiri morbidissimi, comunque non c'è probabilmente quel piglio giusto. Certo, è difficile guardando il tabellone, però bisogna comunque dare il massimo fino all'ultimo secondo. Facile, più facile a dirsi che a farsi. Anche perché il passivo potrebbe aumentare e diventare estremamente vario, ampio. Conversano che va a caccia dei due punti per risollevare la testa dopo la sconfitta alla Palavis contro il Bressano di mercoledì scorso nel recupero della sesta giornata, ma soprattutto per restare sulla scia del Bolzano, che in questo momento è l'unica squadra a non aver mai perso in campionato. Bolzano che ha messo a segno un altro successo in casa del Bologna United, vittoria 25-22. Attacca il Fondi adesso intanto. C'è un fallo, c'è anche un due minuti. La veemenza di Umberto Giannoccaro che strattona Giovanni Rosso in maniera fallosa, due minuti per lui, non è d'accordo. Intanto aggiornamento
anche dall'altra gara in corso di svolgimento in questi minuti, con il Cassano Magnago che è avanti proprio nei minuti finali, 29 a 26 sul campo del Gaeta. Cassano Magnago che dunque resta nelle zone alte della classifica, resta nelle prime quattro posizioni, riesce a tenere a distanza, a debita distanza del Bressanone che pure ieri aveva battuto il Trieste. Prova rosso, nulla di fatto però su questo passaggio e c'è un fallo. 1:40 con la superiorità numerica per il Fondi. Senza Giannoccaro, la formazione del Conversano, la palla per Dall'Aglio che la mette sotto la traversa, riesce a segnare. Il gesto è eloquente, un po' come vuole dire finalmente ho fatto gol. Time out chiamato da Alessandro Tanofino, che vuole comunque il massimo, la massima concentrazione da parte dei suoi. Ascoltiamo le parole del tecnico di Conversano. Ho sbagliato io, ma questa è una sbagliata, quell'altra è un'altra minchiata. In seconda fase basta ricevere la palla un pochettino senza palleggio, ci sono un sacco di spazi, ma se ci mettiamo a palleggiare subito, adesso siamo un di meno, entra San Paolo al centro, facciamo quello nuovo, colpivo con qua basso, vai tu per primo incrocio così e ti butti dentro a Pivo, lo sai fare, Pivo dal centro senza cambio portiere, non rischiamo, non lasciamo niente raga, dai. Non gioca la carta dell'extra player Mr. Tarafino, cerca comunque di attaccare per cercare gli spazi comunque dei suoi cinque giocatori che dovranno manovrare l'azione d'attacco. 26-15 il risultato, ultimi 9 minuti nel corso della sfida. Confermo il finale, Cassano Magnago batte Gaeta 29 a 26 in trasferta, salendo così a quota 10 punti per il momento. Il Cassano Magnago si mette alle spalle il Trieste del Bressano, è attualmente al secondo posto. Chiaramente dobbiamo attendere il termine di questa partita con il Conversano che sta andando a riprenderselo quel secondo posto, perché è verosimile ipotizzare una vittoria finale della formazione di Alessandro Tarafino avanti sul 27-15. Abbiamo visto questo era lo schema che aveva che voleva il mister Tarafino ed è perfettamente riuscito, complice probabilmente un Fondi che in superiorità numerica si lascia addirittura trafiggere dalle vie centrali, ma adesso Conte è bravissimo a trovare il pertugio giusto tra le gambe di Hermones per andare a segnare la 16ª rete del Fondi, con cui la formazione laziale riesce a ridurre il divario. Cambio tra i pali, esce Hermones che si prende gli applausi dei compagni. Meritatissimo. Sì, ha giocato un'ottima 17 partita. Parate per lui. Abbiamo praticamente perso il conto, avevamo smesso di fare le crocette, la sua prestazione praticamente perfetta. Attacco per il Fondi dopo l'errore di Carlo Sperti. Leal. Leal. Pallone per Travar che prova poi a cedere al rosso, c'è stato il recupero, il lancio per Laira che è tutto solo, se ne va in contropiede Laira, la parata di Soliani dalla linea dei 6 metri, il rimpallo favorisce il Fondi, attenzione a Leal adesso che alza la testa, osserva il movimento di Travar che però rallenta la prosecuzione dell'azione, poi in qualche modo riesce Conte che è bravo a trovare la corrente rosso che va a segnare. Sì, rosso diciamo a rimorchio è arrivato. La palla era all'ala e lui con tutta la sua velocità ha sfruttato questo ritardo della chiusura da parte della difesa del Conversano e con un tiro morbido che rimbalza a terra cambia la traiettoria e trafigge Lupo che ha avvicendato Hermones. Seconda parata consecutiva anche per Soliani che ha preso il posto di Crosara. Ottimo intervento. È arrivata la conclusione di Daniele De Luca in posizione di ala destra, ha sostituito Carlo Sperti
fa rifiatare i suoi adesso uomini di punta, va Alessandro Tarafino. In extra player il mister De Santis. Gioca 7 contro 6 in attacco. E arriva il gol, ha cercato di creare la superiorità numerica. Usando il giocatore di campo al posto del portiere. Giannoccaro. Sbaglia il tempo d'uscita rosso. Palla comunque recuperata dal Fondi. Brutto passaggio questo di Dall'Aglio, infatti palla riconquistata ancora dai Balli, poi il lancio per De Luca che la mette tra le gambe. Finta di tiro sul palo lungo, apre la gamba Soliani, alza la gamba e lì più svelto De Luca a trafiggerlo. Classe 2002, giovanissimo, si prende la soddisfazione del gol in questa larga vittoria del Conversano, una vittoria comunque chiaramente da portare a compimento, ma a 5 minuti dalla fine 10 reti tra le due squadre. Porta a casa il massimo da questa azione di uno contro uno Giovanni Rosso, cioè tiro di rigore. Combatteva praticamente con la difesa del Conversano ben schierata e non ha trovato spazio tra i tre difensori che gli si paravano davanti, ma è riuscito a indurli in errore con difesa in area. Dall'Aglio contro di Gian Domenico, anzi c'è Nardin dalla linea, Nardin contro di Gian Domenico, va a segnare Giovanni Nardin, che è riuscito a trasformare, ha messo il pallone alla destra di Gian Domenico con un giocatore in meno la formazione del Conversano, che attacca senza l'extra player Stabellini. Invito per De Luca. De Giorgio che scivola, riesce comunque a restare in piedi, a tenere viva quella palla, subisce fallo, 9 metri. Ancora De Luca che la mette all'incrocio dei pali, che bel gol! Riesce a rialzare con il polso questo tiro, abbassa e riesce a togliere quella ragnatela sull'angolo alto, sul palo lungo. Bellissima l'esecuzione di questo tiro, ma quanto è giovane questo Conversano. Sono tutti giovanissimi in campo, il più anziano, il più vecchio è Stabellini, assieme a Di Balli, 2,94. Sì. Conte. Di Balli, Fondi chiaramente, continua a giocare fino alla fine. Giro di palla con l'attacco di Iballi, arriva alla conclusione, poi la palla resta lì, l'ha riconquistata Iballi che vede la porta vuota, lui sì che è preciso, non sbaglia, rete del 30-18. Eseguito tra l'altro un tiro difficile in salto, neanche in doppio appoggio, quindi non aveva neanche la stabilità, però con un braccio del genere, lui ha una precisione, un controllo del corpo straordinario e riesce a centrare la porta anche da 25 metri. Leal. Il tiro di Travar all'incrocio dei pali serviva forse un po' prima questo gol di Travar. Questo tiro c'è stata tutta la sua rabbia, però ha fatto il movimento giusto, è stato lanciato, è saltato e ha scaricato tutta la sua potenza con precisione. Se lo ricorda probabilmente un po' tardi. Arriva ancora un gol del Conversano, rivediamo nel replay la rete di Giampaolo Sciorci, uno dei ragazzi che ha vinto in estate i campionati europei di seconda divisione, ottenendo la promozione per l'Italia agli europei under 18 e under 20 dell'estate 2020. Cambia angolo questa volta Travar e non è fortunato. Palla che è terminata al lato, ancora ci prova Lupo questa volta a centrare la porta dalla sua area di rigore. 2 minuti da giocare, vittoria di fatto in cassaforte, in ghiaccio per il Conversano, meritata per quanto visto. Sì, assolutamente meritata, ineccepibile
non c'è niente da dire, il Conversano ha fatto una partita, ripeto, pulita, perfetta, massima concentrazione, con voglia, grinta. Ha trovato davanti a sé un Fondi non particolarmente ispirato questa sera. Rete di Leal per il 31-20. Laira, poi De Giorgio. De Luca, Laira, ancora De Giorgio che prova a risalire. C'è la chiusura di Endri Tiballi, il tiro di Laira, palla che mamma si stampa mia sul palo. Conclusione violenta, ma siamo... Un tiro bellissimo comunque era, Un tiro incrociato, in elevazione sulla testa dei difensori. Siamo ai titoli di coda però, 31-20 il risultato in favore del Conversano per una classifica che vedrà dunque la formazione pugliese salire a quota 11 punti, 2 in meno del Bolzano che resta capolista solitaria del campionato di Serie A1 maschile dopo le prime 7 giornate. Vi ricordo che naturalmente si torna in campo già sabato prossimo per l'ottavo turno stagionale con il big match tra Bolzano e Trieste che sarà il prossimo appuntamento, il match of the week in diretta domenica su Sport Italia. A completare il quadro dei risultati di questa giornata, la vittoria da parte del Cassano Magnago in casa del Gaeta, la vittoria proprio del Bolzano 25-22 sul campo del Bologna United. Finisce anche al Pala San Giacomo la gara, vittoria 31-21 da parte del Conversano contro il Fondi, tutto giusto per Luigi per quanto visto in campo. Assolutamente, 10 gol di differenza, diciamo che sono stati la degna conclusione di una partita, insomma, per quello espresso in campo, per il gioco espresso in campo. Conversano ha dominato sin dai primi minuti, il Fondi costretto ad inseguire, non è mai entrato con la testa nel match e la sua prestazione sia in fase d'attacco ma soprattutto in fase difensiva è stata decisamente molle. Noi siamo in chiusura, grazie Gigi. Grazie a te Matteo. Appuntamento, come detto, a domenica prossima qui su Sport Italia 17:15, il fischio d'apertura del match of the week dell'ottava giornata. Si affronteranno il Bolzano capolista e la formazione del Trieste. Dal Pala San Giacomo di Conversano è tutto, ricordo il punteggio, Conversano batte Banca Popolare di Fondi 31-21 per completare il quadro della settima giornata della Serie A1 maschile di pallamano. Grazie da Matteo Aldamonte per essere stati con noi. E come sempre buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima!